Buongiorno e benvenute in un nuovo Vlogmas. Allora ragazze, ovviamente non mi ricordo il numero del Vlogmas, però comunque buongiorno. Credo a questo punto buon mercoledì, sì, sicuramente per voi sarà mercoledì, per me invece oggi è... Amore, che giorno è oggi? È giovedì. Oggi per noi è giovedì 9 dicembre, c'è anche mio marito a casa perché ieri ha nevicato, le strade sono ghiacciate, c'è anche Marek, cucù! E stiamo andando a fare un giro, in realtà stiamo andando a comprare le scarpe a Marek perché mia nonna e mia zia mi hanno regalato questo buono, aspettate che ve lo faccio vedere, della Nike, nella scatolina, che carino, e gli andiamo a prendere un paio di scarpe a Marek. Vediamo, non sappiamo da quant'è il buono. E in realtà poi mio marito voleva comprarsi anche lui delle scarpe. Col buono compreremo le scarpe di Marek e con i nostri soldini compreremo le scarpe per mio marito. Vediamo se trova qualcosa. E basta, così ci facciamo un giretto. Andiamo all'outlet di Settimo, dove c'è appunto il negozio della Nike, e andiamo a fare questo giro. Io non amo tantissimo quel posto, nel senso, è bello, mi piace vedere i negozi, però non lo amo particolarmente. Ma ci sono appunto questi negozietti tipo la Nike, che comunque hanno cose veramente carine, soprattutto per bimbi. E poi mia zia mi ha fatto il buono lì, quindi andiamo lì. Niente, ci vediamo dopo. C'è la partita del Napoli, quindi non badate ai commenti che ci saranno sotto. Guardate qua, che carini. Allora, siamo tornati a casa e alla fine le scarpe non gliele abbiamo prese, perché Marek con le scarpe è molto molto complicato, ragazze. Praticamente ogni tipo di scarpa a lui non va bene, gli sta stretta, gli puoi prendere anche il 40, a lui sta stretta. Allora vabbè, Marek ha un problema, nel senso che la pianta del piede ce l'ha abbastanza larga e tutte le volte è un po' complicato. Vuoi l'acqua, amore? Riesci ad aprirla? Ti aiuto io? Tutte le volte è un po' complicato, aspettate che vi appoggio. Tutte le volte è un po' complicato per lui trovare la scarpa adatta e ne abbiamo già provate in questi giorni 10 paia tutti. Aspettate che bevo un po' anch'io. E non c'è un paio di scarpe che gli va bene. Quando era piccolo era molto più semplice, quando era più piccolo vedevo, la sceglievo e a lui andava bene. Adesso deve essere il colore giusto, la forma giusta, anche la scritta giusta, cioè proprio... Niente, vabbè, diciamo che a lui danno fastidio come me. Io anche sono molto particolare sulle scarpe, ragazze. Anch'io il problema della pianta del piede è abbastanza larga, quindi lo capisco. Però vi assicuro che le scarpe che abbiamo provato andavano anche bene. Ma vabbè, andrò poi con lui, andremo con calma e andremo da un'altra parte, vediamo. Anche se abbiamo girato già 32 negozi per cercargli il paio di scarpe, ma niente. Comunque gli ho preso delle tute della Nike e ho speso quasi tutto il buono, 98 euro. Le tute sono veramente belline e lui ne usa un sacco per l'asilo. Adesso ve le faccio vedere.
Gli ho preso questa tuta qua nera con la scritta Nike. Questa veniva 30 euro tutto il completo e gli ho preso 122-128 centimetri. Ed è semplicissima, una tuta nera, semplice semplice, con la felpa. Lui, ragazzi, ha bisogno proprio di felpe, meno male gliel'hanno anche regalate per il compleanno, perché tutte quelle che ha gli vanno ormai corte e ne aveva proprio bisogno. Un paio gliele avevo comprate e poi queste qui adesso dovrebbe essere a posto. Amore, l'acqua! E poi gli ho preso questa che è bellissima, in realtà questa mi è piaciuta subito un sacco, però solo la maglia, scusatemi, solo la felpa veniva a 37,99 e 29,90 il pantalone. Anche di questa ho preso 122-128 centimetri, però sono davvero davvero belle. E poi voglio farvi vedere il mio regalo di Natale, perché per me Babbo Natale è già arrivato. Mio marito mi ha fatto il regalo di Natale, però me l'ha portato, cioè come l'ha comprato me l'ha portato, siccome oggi è tornato prima da lavoro perché ieri ha nevicato e le strade sono ghiacciate. Loro sono andati sul posto, hanno visto che comunque non si poteva fare nulla, sono tornati indietro, ma non me l'ha detto subito, mi ha avvisato tardi perché è andato a comprarmi il regalo di Natale, non voleva dirmi niente. Adesso vi faccio vedere, mi ha preso una cosa super utile che in realtà mi serviva tantissimo e volevo comprarmi, però ho detto vabbè, aspetto ormai a gennaio e poi me la vado a prendere. E in realtà me l'ha comprato lui, davvero un regalo super 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 utile. Adesso vi faccio vedere cosa mi ha regalato mio marito, che carino. Voilà, finalmente ragazze, mi ha preso la stampante. Voi direte: questa è? Sì. Voi non sapete quanto è utile per me la stampante, finalmente. E questa qui si può anche collegare al cellulare perché, come ben sapete, il mio computer insomma, qualche neurone che non va. No, vabbè, il mio computer non funziona, è proprio andato e mi serviva collegarla col cellulare, quindi mi ha preso questa qui che in teoria dovrebbe andare anche col Bluetooth. Adesso poi me la devo ancora studiare bene, ma volevo farlo senza Marek perché Marek adora queste cose e le tocca in continuazione. Quindi voglio farlo adesso che lui è andato su col suo stereo, non so se sentite in sottofondo 44 gatti, voglio provare a tirarla fuori, così voglio vedere anche come funziona. Si possono stampare anche le fotografie, il che per me è ottimo. Più che altro, ragazzi, a me serve perché io sto sempre a stampare fogli, sia per Marek, che voi sapete mi piace fargli fare le schede, tutte queste cose qua. Comunque lui quando andrà all'elementare gli servirà tantissimo. Dimmi, amore! Aspettate. E non mi ricordo cosa vi stavo dicendo perché Marek mi ha interrotta. Ah, ecco, lui il prossimo anno andrà all'elementare, quindi secondo me mi servirà ancora di più per lui, per la scuola. Ma poi, ragazzi, io sto sempre a stampare fatture su fatture, tutti i fogli che mi servono per la partita IVA, tutte le cose, che i documenti anche solo per la casa, i documenti del comune, i documenti in generale, e sto sempre praticamente a spendere soldi al tabaccaio per stampare, 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 stampare. Quindi, secondo me, perfetto, cioè il regalo perfetto. Grazie, amore mio. E niente, adesso vediamo se riesco ad aprirla, perché qua dentro dovrebbero esserci già anche delle cartucce. E adesso l'apro e poi ve la mostro, non vedo l'ora di usarla. Però quando Marek va a scuola. Allora, stiamo stampando la nostra prima foto, perché all'interno, oltre a esserci uscite anche le cartucce, sono uscite 5, mi pare, fogli per stampare le foto. E per fare la prima prova stiamo, dopo averla calibrata e tutto quanto, infatti qua ci sono tutti i fogli, stiamo provando a stampare la nostra prima foto. Ho scaricato l'app sul telefono e vediamo un attimino, dai, aspettiamo insieme. Speriamo di aver messo bene la parte lucida, cioè di aver messo la parte lucida dal posto giusto. Sta uscendo la foto, amore! Oh, ma guardate qui! Che bella, Marek! Il mio amore non poteva farmi regalo migliore. Amore mio! Grazie, ti amo. No, tu non la devi toccare, perché sennò vita breve. Stai bravo, togliti di là. No, non ridere, togliti di là. No, vabbè, ragazze, ma che meraviglia! Sapete che adesso io comprerò carta fotografica dalla mattina alla sera? Cioè, ma guardate qui! Grazie, amore, grazie. Come mai è venuta? Ah, perché questo foglio era colorato. Allora, ho stampato anche a Marek, solo che il foglio sotto era già pasticciato.
dall'app della stampante che mi sono scaricata una bella immaginina da colorare natalizia. Prego! Adesso puoi avere tutte le immaginine che vuoi. Allora, adesso facciamo l'immagine con l'albero. Comincia a colorare questa, guardate che macello che c'è, mamma mia! Buongiorno! Oggi per me sono 3-4 giorni dopo, non lo so, per voi non sarà cambiato nulla. Oggi per me è il 13 di dicembre e ho iniziato questo vlog, ma sì, il 9 credo. Quindi ho preso una piccolissima pausa, ma vabbè, tra che ho avuto Marek a casa, che anche se non era più malato, ho preferito comunque ragazzi tenerlo a casa fino a tutta la settimana, insomma fino a venerdì, anche sabato e domenica ovviamente. E ha ricominciato la scuola oggi, che per me è 13 dicembre, Santa Lucia, e auguri a tutte le Lucie. So che in qualche parte d'Italia, soprattutto al nord, ma non so se lo fate anche al sud, se lo fanno anche al sud, festeggiano proprio Santa Lucia che porta i doni, qui non si usa. Non lo festeggiamo, per noi Santa Lucia è semplicemente Santa Lucia, però è una cosa veramente carina. Qui vedete delle scatole perché ieri finalmente, dico finalmente, sono riuscita a togliere i piatti natalizi che avevo in cameretta di Marek e ho messi nell'armadio, così ho liberato l'armadio un pochino, devo finire di liberarlo, così alcune cose che ci sono nella cabina armadio, ma soprattutto lenzuola, le metto nell'armadio di Marek che rimangono al chiuso, perché sapete che la mia cabina armadio è ancora lì, buttata lì, mamma mia. Quella cabina armadio, meno ci entro e meglio sto, credetemi, non vedo l'ora di farla, però una cosa alla volta, anche perché la vorremmo far fare su misura da mio papà, quindi ci vuole un po'. Vabbè, niente, detto questo, allora, oggi per me appunto è lunedì e dovrei chiudere alcuni pacchetti natalizi, cioè in realtà vorrei chiuderli tutti quelli che ho, così mi rendo conto anche delle cose che non ho e voglio finire di fare i regali di Natale questa settimana, se non riesco tanto mi rimane ancora la prossima, però devo finire assolutamente, quindi mi devo buttare giù la lista delle cose che ho già e le cose che non ho. Quei cartoni che vedete lì sono indecisa se buttarli perché in realtà vorrei utilizzarli, non tutti, uno me ne serve, però gli altri adesso poi li andrò a buttare, per fare i segnaposto natalizi. Voglio inventarmi qualcosa, non lo so, anche qualche decorazione per l'albero, perché quest'anno non vi ho fatto nessun tutorial, l'anno scorso ho fatto per l'albero di Natale. Allora, queste qui le avevo fatte 2-3 anni fa, se non ricordo male, e vi erano piaciute tantissimo, le avevo fatte anche per l'asilo, quest'anno non ho fatto neanche le decorazioni natalizie per l'asilo, ma è stata una settimana un po' così per noi e devo consegnarle questa settimana, non le ho consegnate, lì c'è tutto il mio bello, tutto il mio quadernone aperto con tutte le fatture all'aria comunque, e stavo dicendo, quindi ho fatto questo 2-3 anni fa, il pasticcino semplicissimo e bellissimo, e volevo farne altri quest'anno, però vabbè, sarà per il prossimo credo, qui ce n'è un altro, ma che bellina. Poi avevo fatto, credo lo stesso anno, questi omini di pan di zenzero, che non sono bellissimi, non sono perfetti, ma io li adoro. Poi l'anno scorso ho fatto questi lecca lecca, avevo visto il video di Federica, della mia amica Fede, canale Federica Home Sweet Home, li ho subito copiati perché mi piacciono un sacco. Poi ho fatto questi, ma di questi non vi ho messo il tutorial perché alla fine è semplicissimo. Ho aperto una pallina di vetro, di plastica, gli ho messo dentro della neve finta e gli ho appoggiato sopra semplicemente una pigna, voilà. Poi cosa ho fatto anche l'anno scorso, ah no, 2 anni fa sempre, o 3 adesso, giuro non mi ricordo, ho fatto queste casette bellissime, ne avevo fatte tantissime anche per l'asilo e per il mercatino e ne avevano vendute tutte subito. Poi cosa ho fatto, cosa ho fatto, eccola qui la renna che in tante mi avete anche scritto in direct, questa si è un po' rovinata, di mandarvi di nuovo il video della renna perché vi era piaciuta tanto 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 e ne avevo fatte tante anche per l'albero di mia mamma col nasino però bianco, perché lei ha l'albero sul bianco, dorato e marroncino, invece io ce l'ho tutto bianco e rosso, quindi le avevo fatti col nasino rosso. E ce ne sono anche altre di renne, eccola qui, una col cappellino. Avevo fatto anche un Babbo Natale che non trovo, sarà qui in mezzo alle decorazioni. E poi avevo fatto questi qua che non è che mi facciano impazzire, però mi dispiaceva toglierli perché comunque mi sono impegnata. Adesso ve li faccio vedere. Allora, avevo fatto questa macchinina con questo adesivo qua e
l'alberello, vedete, non sono proprio bellissimi, però io mi sono impegnata tanto per farli, quindi li tengo e poi basta. In realtà non credo ci siano altre decorazioni. Comunque, ragazzi, è male che mi tocca l'albero in continuazione, perdo sempre pezzi, li ritrovo ovunque. Questo albero lo dobbiamo sistemare 40 volte al giorno perché mette le manine dappertutto quel bimbo. Vabbè, adesso lo sistemo. Tante ore dopo, alla fine oggi mi sono messa a casa a fare le pulizie, a sistemare, non ho neanche più chiuso i pacchetti e poi alle 2 ho chiamato mia mamma e ho detto: mamma, senti, che dici se andiamo a farci un giro, visto che sia io che lei dobbiamo finire di fare i regali di Natale. Ho detto: quasi quasi andiamo insieme. Siamo andati e in realtà sono riuscita a trovare solo una cosa, non posso dirvi perché, di Marek, perché se lui poi guarda il video lo sa, e sono riuscita a trovare solo una cosa. Volevo prendere anche il regalo ad Aurora, che io in realtà ad Aurora già gli ho preso una cosina, ma volevo prendergli anche un giochino. Gli ho preso una cavolatina per i capelli, per abbinarla al regalo di mia mamma che gli ha fatto lei, e poi volevo prendergli un giochino perché i bimbi a Natale vogliono aprire i giochini e voi sapete che io Aurora è proprio l'amore mio, quindi volevo fargli un regalino. E oggi mi sono sentita con mia cugina e gli ho detto: ascolta, siccome so che Aurora ha 2 anni e mezzo, ma gli piacciono i Me contro te, Bing e Masce Orso, allora io ho detto: cosa gli prendo, Me contro te, Bing o Masce Orso? E mia cugina molto, molto allegramente mi ha detto: e beh, o Bing, o Masce Orso, o i miei contro te, uno dei 3. Grazie, ma quale? E quindi niente, vediamo. Penso gli prenderò qualcosa dei miei contro te, perché poi la bambina al telefono diceva: i miei contro te, i miei contro te. Quindi credo che gli prenderò qualcosa dei miei contro te, anche se per i bimbi di 2 anni e mezzo c'è poco, vediamo. E comunque sono qui da mamma adesso, che sono venuta a prendermi Marek, perché è andato a prenderlo mio papà, perché io e mamma abbiamo fatto un po' di cose, e poi a casa vi faccio vedere, ho preso 2 cosine da risparmio a casa, ma proprio due. E vi voglio far vedere l'albero di mamma, che quest'anno l'ha fatto tutto da sola, di solito glielo faccio io, quest'anno l'ha fatto tutto da sola. Eccolo qua, l'alberello di mamma. Eccolo, qui ci sono quelli che vi ho fatto vedere stamattina, le renne che abbiamo fatto io e Marek, però con il nasino bianco, e sono davvero deliziose. Quest'anno credo che ne farò ancora qualcuno, magari li faccio come segnaposti, non lo so, vediamo. Volevo fare qualcosa di carino come segnaposti da lasciare anche poi agli ospiti, da appendere poi all'albero il prossimo anno. Comunque, questo è l'albero di mamma, qui c'è Marek, questa gliel'ho regalata io l'anno scorso, che carino. C'è un ciuccio di Marek, mia mamma lo mette tutti gli anni. Queste anche gliele avevo fatte io a mia mamma, anche queste gliele ho fatte io, e basta, le altre palline se le comprate, a parte questi qua che gliele avevo fatti io l'anno scorso, gli avevo fatti i fiocchetti, e in realtà volevo farli anche per me, poi mi sono dimenticata, vabbè, quest'anno trasloco, casa nuova, eccetera, non ci ho più pensato, ma il prossimo anno me li faccio anch'io, domani finalmente vado a fare le unghie, guardate qua, finalmente. Comunque è veramente carino, brava mamma, dai. Nonno, montagli. Guardate dov'è Briciola. Io stavo andando a fare la pipì, spostati amore, mi sono ritrovata il coniglio, mi sono spaventata da morire perché non me l'aspettavo. Hai visto, amore, Briciolina? Mamma doveva fare la pipì. Mi chiamo Briciola. Briciola, sì, Briciola. Vieni, amore. E io dovevo fare la pipì. Ti ho visto, qua, dove vai? Dove vai? Comunque volevo rassicurarvi tutte, Spennacchio è sempre qui tra noi. Non ci ha lasciati, mia mamma lo fa fuori alla porta, però lo fa. Mamma mia, se può guardare. Andiamo, Spennacchio. Tornati a casa, volevo farvi vedere, prima che Marek se le mette, queste ciabattine che gli ho preso a forma di ciabatte dell'elfo, scarpe dell'elfo. Guardate che carine, le ho pagate 7,99 al Carrefour. Adesso già subito, noi pronti via, ce le mettiamo, vero Topolino? Tieni anche l'altra. Non mi va. Sì che ti va, amore, ho preso un 30. Allora. Invece da risparmio casa ho preso, allora, questo qui, questo nastro, troppo bellino, aspettate che... Ok, pagato 99 centesimi, poi qui c'è Marek che sta facendo i capricci oggi. Eccolo qua, ne ho presi 2. E poi ho preso questi strofinacci a 2,99 euro, li ho trovati troppo carini. Stamattina mia cugina, siamo fatte la videochiamata, Ornella, mi ha fatto vedere il runner in tartan che ha preso. Io non l'ho trovato, però io il runner ce l'ho in realtà, quindi non volevo prenderlo. Ma mi sono piaciuti tantissimo questi strofinacci. Volevo prendere anche la tovaglia, però poi alla fine non l'ho più presa. Forse non ho trovato la misura, non mi ricordo perché. Però questi qua sono troppo bellini, li posso anche alternare sul forno, oppure da mettere lì in cucina. Qua, guardate, avevo pensato di metterli qua. Tanto qui c'è un bimbo capriccioso stasera. Qua, dove io metto lo strofinaccio per asciugarmi le mani.
Poi vabbè, ho preso il detersivo, ho ricomprato l'ace, ragazze, a 6,99 euro, era ancora in offerta, perché mi sto trovando bene, quindi l'ho ripreso, mi piace. E amore, non te la mettere. E poi ho preso a Marek il saponello, questo qua, bagnoschiuma e bagno doccia e shampoo. E poi invece al Carrefour ho preso lo Smac, questo qui sgrassatore per cucina con zero aloni, risciacquo, eccetera, eccetera. Non ho trovato il mio del latte, non lo trovo più. E poi vabbè, ho preso il latte, ragazzi, al Carrefour e il caffè. Ecco qua, l'ho sostituito perché il mio comunque era sporco e quindi ho messo questo qui che ci sta benissimo. Guardate qua, è sporco qui. E sporco qua, così lo metto a lavare, anche se io sono innamorata di questo coprifonno. Mi dite sempre quando lo vedete che è molto shabby e la mia cucina non ha più niente di shabby. Però in realtà, ragazze, come vi dico sempre, giusto o sbagliato che sia, io non seguo uno stile ben preciso di casa, come potete ben notare. E mi piace un sacco così, bello il mio ombrello. E mi piace un sacco così, cioè non ho uno stile ben preciso, stile nordico, stile shabby chic, stile moderno. Non, no. Siccome a me piace tantissimo lo stile nordico ed è lo stile che va di più nel momento, diciamo, e mi piace un sacco anche ancora lo stile shabby, non ce lo vedo tanto per me, ma comunque mi piace vederlo a casa degli altri, un po' mi piace mischiare, ma vi ripeto, non mi interessa, a me piace mischiare, non me ne frega niente perché basta che sto bene e che ai miei occhi sia bello. Quindi, anche se magari il coprifornio, quello lì, è un po' shabby, io non lo uso tutto l'anno, lo uso solo a Natale. E devo dire che lo stile shabby chic non mi rappresenta più, ma comunque mi piace ancora. Quindi sono sempre un po' confusion. Questa casa mia è stile Chiaretta. È un mix moderno, shabby, nordico, chiamatelo come volete. A me piacciono tutti questi stili, quindi li ho un po' mischiati. C'è a chi può non piacere e ci sta, ma a me piace tantissimo. E niente. Oh, oggi Marika proprio ce le ha girate, eh? Ce le ha girate. Che è successo oggi che sei così? Dimmi un po', eh? Voglio farvi vedere anche la carta che ho preso per impacchettare i regali. Allora, per i regali dei bambini ho scelto questa carta qua, quindi quelli di Edo, di Lorenzo, di Aurora. Credo che li andrò a incartare con questa carta qua. Alla fine te le sei messe le ciabatte? No, amore, che la rompi. Poi, invece, per gli altri ho preso queste due carte qui. Allora, questa che mi piace un sacco, dove c'è scritto ho 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 e c'è anche la neve. E questa qua, aspetta, amore, aspetta che la faccio solo vedere, grazie. E questa qua che la trovo bellissima, ma non è molto spessa, però la trovo veramente carina. E niente, male che l'ha portata via. Comunque, mi piacciono un sacco tutti e tre i tipi di carte e trovo che ci stiano bene anche questi. Forse in quello dei bimbi non lo metterò, sicuramente lo metterò in quello là che Marek ha portato via, dove c'è scritto ho ho ho, e anche in questo ce lo vedo bene. In quello dei bimbi credo che metterò quelli là che rimangono tipo con i boccoli, non lo so come chiamarli, che sono bellissimi anche quelli. Niente ragazzi, io adesso chiudo qui il video. Mi sarebbe piaciuto impacchettare alcuni regali insieme a voi, però adesso con Marek non mi metto sicuramente a farlo e non so neanche quanto sia durato questo video. Non voglio farli troppo corti, ma non voglio farli neanche troppo lunghi perché sapete che ho sempre il terrore di annoiarvi. E niente, quindi adesso io chiudo questo vlogmas. Noi ci vediamo domani. Non so se domani vi caricherò il video dell'home tour natalizio. Non lo so. Vediamo, comunque spero di caricarvelo entro venerdì, di caricarvi l'home tour natalizio, anche perché poi fra poco siamo al 24 di dicembre, io ancora non vi ho fatto l'home tour natalizio. Sempre se vi fa piacere, quando ve l'ho chiesto mi avete detto di sì. Voi fatemi sapere ancora se vi fa piacere vederlo, se preferite vedere un nostro solito vlogmas. Noi ci vediamo domani appunto con un nuovissimo vlogmas, che non so se sarà l'home tour natalizio o se passeremo semplicemente un'altra giornata insieme. Aspetta però. Non aprire, no, amore mio! Ciao ragazze, ci vediamo domani.